Di 6-5. Cioè, dipende, io non metterei la posizione assoluta degli altoparlanti. Cioè, io farei questo, un attimo solo. Farei questo. Farei, dunque, facciamo la nostra stanza. Allora, tanto per cominciare, tu hai vari parametri di cui non tieni conto, ma c'è una situazione del genere. Questo è un altoparlante che, diciamo, sta all'estremo della tua stanza interna, e questo è l'altro. Poi qua facciamo un piano cartesiano. Qui c'è la goccia de morto. Allora adesso, dunque, tu non puoi mettere il suono qua, ma la puoi mettere qua. Questa è la locazione del tuo suono e queste sono, qua ci sono le stanze virtuali. Bene, allora, il problema è che appunto tu c'hai questa coordinata qua che sarà, adesso facciamola. Questa c'è questa qua. Che è questa. È questa. No, questa è la X. E questa è la Y. Ok. Allora, queste, t'avevo detto, mettiamole dentro una tavola, perché altrimenti. No, i parametri. No, i parametri della posizione no, scusa, mi sono fatto male qua. Rifacciamola, scusa. Perché qua bisogna disegnare quella che è la stanza virtuale. Allora, la stanza virtuale è una roba più grande della stanza reale. Qua
quattro quadrantini staranno tipicamente qua. Il che significa che stanno, cioè, hai questi parametri qui che possiamo, sono fissi, a meno che tu non voglia spostarli altoparlanti. Fare e mettiamo conto che tuo suono si trova qui. Allora, quello che a te importa di mettere nella partitura è dove si trova il tuo suono, cioè è questa x qui. Questa x e questa y, e poi e dove si trovano questi qua? Cioè x r e y r e x l e x l e y l. Ora Poi questi Y parametri, L coincidono. com'è? Y L e Y coincidono. Vabbè, però ti conviene tenerli separati. Qui tu ti fai una tavola, adesso non mi ricordo più come sono le tavole, qual è la gen che tu puoi mettere proprio dei numeri, non mi ricordo la 3, la 4, qualcuna. In cui tu puoi mettere f di 1, 0, questa è una tavola con 4 valori, ed è la boh, la non so quanto, e comunque c'ha, come la vuoi tu, x, l, y, l, x, r, e Y L, Y R. Dopodiché dentro io farei questo, cioè come struttura io farei Un che, table. com'è? Sì, con un table read, ma io farei questo come struttura della partitura di C-Sound. Tu c'hai la sorgente sonora, che è uno strumento, no? Questo è Instr, quello che è. E poi questa è la sorgente. E poi qua c'è la posizione della sorgente sonora. Allora, questa esce fuori in banda audio, questa esce fuori in banda controllo. E questa è la posizione. La posizione naturalmente potrebbe essere gestita da, cioè, questo tu potresti mettere varie note in cui cambi di posizione alla cosa. Dopodiché tutto questo va in un altro strumento che è la stanza. E c'è una stanza per ogni, cioè sono sovrapposte le stanze, ma sono una stanza per ogni come si chiama? Sì, per ogni sorgente. Quindi questa è la room. E la room a sto punto può andare anche in output, cioè quello che lui calcola può fare out s, eccetera, eccetera. Ok. Quindi si ferma qua, poi se vogliamo anche la coda di riverbero, va bene, ce la mettiamo. Io faccio così di solito, cioè per esempio, ho instr.
Diciamo che ho tante sorgenti, cioè 1, 2, 3, questo si può fare in C-Sound, altrimenti 4, 5, eccetera, eccetera, no? Queste sono le sorgenti. Poi c'ho Instra 101, 102, 103, questo perché magari puoi avere fino a 99 soggetti, queste sono le posizioni. Poi c'ho Instra 1001, 1001, 1002 e così via, e queste sono le stanze. Ok, perché così tu puoi fare che qua dentro scrivi l'indice di questa roba è semplicemente più 1 meno 1000, no? Allora, questo qua l'indice è più 1, l'indice dei Zach, no? È più 1, qua è più 1 meno 100, capito? In maniera che li tieni tutti allineati uno dentro l'altro. Ok? Scusami, ti devo lasciare un attimo per un problema. Attimo solo. Ok? Non capisco. Dimmi. Cioè, perché fare tutti gli strumenti uguali? Cioè, alla fine basta solo istruire uno delle sorgenti, se devono essere tutti uguali, perché fare due, tre, quattro? No, tu devi andare su canali diversi. Se io ho una sorgente qua. Aspetta, scusami. Se io ho una sorgente qua e una sorgente qua, no? Queste stanno in posizioni diverse. Allora, sono lo stesso strumento, questi sono lo stesso strumento che però va su canali diversi. Però Capisci? si gestisce, cioè la posizione si gestisce con gli altri, con le Sì, ma tasse. sono sorgenti diverse. Oh. Cioè, Ah. non è che se tu li misceli insieme, basta, c'hai una sola posizione. Non ti pare? Sì. Cioè, qui non è più come stavamo facendo, che lo strumento va direttamente in out.
Qui diciamo che c'è uno schema fatto così. Tu c'hai una sorgente, no? Un'altra sorgente. Questi sono tutti canali separati, no? Zeta, Zeta e ZK. Zeta e ZK. Questi sono separati, no? Perché sono numeri diversi. Dopodiché il problema è che questi devono andare, diciamo, ognuno ha le sue la stanza, quello che io chiamo la stanza è la collezione di riflessioni. Capisci? Avere la posizione separata dalla sorgente può dire che tu, per esempio, fai, scrivi, la sorgente magari va per 20 secondi, no? Fai I1 uguale 0, 20 e fa qualcosa, no? E poi c'hai I101, la puoi fare che da 0 a 3 secondi sta nella posizione, no? 3 e 5. Poi dopo a 100, a 3 secondi va in un altro posto, capito? E qua tra l'altro, diciamo che la X, cioè le posizioni le puoi fare statiche oppure le puoi fare dinamiche, cioè ci metti due paia di coordinate, sono la paia di coordinate come inizia e quello come finisce. Poi puoi fare motori circolari, cioè roba che ti fa girare la roba intorno alla stanza o Ma questo quello che tipo di roba. dico io, cioè per fare un'altra sorgente non basta richiamare I1 e prova a fare il 010. Allora, lo puoi fare, ma qui tu ti devi mettere il numero del canale, perché questo fa riferimento al canale, fai conto 1 della ZA e 1 dello ZK. Poi tra l'altro qua serviranno due perché sono appunto i canali. No? 1,2 sono X e Y. Questo deve fare il canale 2 e il 3 e 4. Quindi tu qua devi ricordarti che quello è il canale 1. Se usi strumenti separati, se lo ricorda lui automaticamente con questo meccanismo che ti ho fatto vedere. Capisci? Gli strumenti sono identici. Quando fai una roba del genere, fai strumenti identici, ma usi il numero dello strumento per tenere l'indice. No, per carità, puoi fare come te pare, ma mettendoli in partitura ci si confonde. Almeno tu sai che a I1 corrisponde I101 e corrisponde la stanza I1001. Ora, la stanza suonerà per quanto suona lo strumento e forse anche qualcosa in più, cioè 21 secondi. Capisci? E tipicamente la stanza non ha parametri, a meno che non facciamo stanze che cambiano nel tempo, allora lì sì che ci divertiamo. Capisci come funziona la baracca? La stanza sarebbe coordinate. No, perché le coordinate se le può leggere dalla tavola. Nella tavola si può mettere, nella tavola si può mettere le dimensioni della stanza virtuale. Nella tavola, dato che questa sono poca roba, puoi mettere posizione degli altoparlanti e dimensione della stanza. Cioè dove si trovano i muri. Capisci?
mettere anche questo. Questa coordinata qua e questa coordinata qua. Non parti? Parti. Sì. Bene. Però se vuoi fare tipo una stanza tipo di 5, là devo mettere 2,5 e 2,5. Di 5. Sì, qua puoi mettere 2,5 e 2,5, oppure metti 5 e poi fa l'operazione. Cioè, se vuoi mettere le dimensioni intere, facciamo conto che la testa si trova nel centro della stanza. Cioè, decidi tu come fare. Cioè, se ti è più congeniale capito, Sì. no? Ok. Allora, poi dopodiché bisogna che controlliamo bene come sono fatti i conti nella tua cosa. Adesso questo lo salvo, lo metto via. Torniamo a dove stavi tu. Ok, condividi il tuo schermo che vediamo un attimo. Dove Me sei? l'avessi Sei già sparito? condiviso. Eh? Me l'avessi già condiviso. Sì, ma non c'ho posto. Allora, vediamo un attimo. Dunque, i parametri dove sono? La R e la L sono. Questa R qua è la parete di destra, cioè Sì, però il tre. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, prima cominciamo da sopra. La destra e la sinistra. La sinistra è meno la destra, no? Sì. Cioè, se si trovano tutte e due nella stessa posizione. Adesso questo qua lo devi rivedere se lo leggi da una tavola o quello che è, ma insomma. Comunque, questa è la posizione del suono? Ah no, allora, scusami, no. No, questa è la posizione degli altoparlanti. Cioè, no, è la posizione del suono rispetto agli altoparlanti, cioè la distanza, c'erano le distanze del suono rispetto agli altoparlanti. Ma come fai? Perché tu devi avere allora, la posizione degli altoparlanti dov'è? C'è effettivamente. No, la posizione del suono è una sola, c'è solo un KX e un KY. Dopodiché c'è una differenza tra la posizione del suono, cioè, no, ti ricordi KR. com'è? Sì. No, dimmi. È la distanza in X del suono dall'altoparlante Ma non ti conviene farlo così, scusa, tu. R. Così non c'è molto di farlo.
Sì, mi è venuto di farlo. Con le distanze, poi Ma no, ma cioè, ti finito. conviene collocare, no, ti conviene fare le posizioni, le distanze te le calcola lui, perché è un casino calcolare le distanze. Cioè, la questione è che se tu, allora, ricominciamo. Sì, devo dire come calcolare. Beh, certo, ma però poi le calcola lui, mica te devi stare tu a... Allora, fammi un attimo, adesso lo facciamo in grande. Sì, direi di no, no? Allora, facciamolo solo per una parte. Tu c'hai il tuo altoparlante sta in una certa posizione, tu definisci la posizione dell'altoparlante, non è che stai a... Ok? Allora, se questo starà qua, sarà... Questo facciamo che sia puntiforme, cosa che non è vera. Ma... Ok, questo starà qua. Se il tuo suono si trova qui, allora questo suono tu gli dai anche lì, gli dai la posizione. Perché è più semplice, tu così gli dai la posizione e sei a cavallo, hai finito. Ok, dopodiché lui che cosa deve fare? Lui deve dire, ok, a te serve questa ipotenusa qua. Prima. A te serve questa. Ok? Quindi quello che devi fare è la posizione qua devi fare. Allora, ti serve questa distanza qua. Questa la chiamiamo D. Poi ti servirà anche quell'altra, ma tanto sono uguali. E quindi La X a te... dell'altoparlante meno la X della sorgente. No, ti conviene fare... Tanto è la radice di... Allora, questo lo chiamiamo S e questo lo chiamiamo A. Questo è... SX meno AX, tanto questo è tutto positivo, viene al quadrato, no? Più SY meno AY al quadrato, ok? Questa è... Questo lo fa banalmente, non è che mica... E ti conviene, cioè tu qua hai, tu gli dici, guarda, l'altoparlante, l'unica cosa che devi sapere è una cosa che siccome poi il ritardo è... Il ritardo è D fratto 344, quello che è, e l'ampiezza è 1 fratto D,
tu devi sapere che intorno, ecco, man mano che ti avvicini, cioè il punto è che l'altoparlante ha una sorta di cerchio magico che sta a 1 metro, no? Perché se no qua amplifica, capisci? Se ti va sotto uno, no? Quando arrivi a 1 metro di distanza, cioè tu praticamente col suono non puoi andare più di a più vicino di 1 metro. Ok? Puoi andare al Quindi massimo qua, eh? In un intorno di 1 metro dall'altoparlante. Perché dico altrimenti questa se esplode, D è questa. minore di se D è minore di 1 metro sono sempre esposto. Beh, Se pu puoi uno fare sì, che fai che è il massimo tra 1 metro e il valore. In realtà con ritardo non c'è problema, ma. Ok. Per riparare di voi stessi qua. No, dunque, allora avevamo detto per le pareti, cioè il calcolo delle pareti, adesso rifacciamo questo. Mannaggia, io questo non lo posso copiare, perché sarebbe bello copiarlo e metterci le pareti. Allora, io facciamo più piccolo. Adesso facciamo una parete, o insomma anche forse anche più di una. Facciamo questa. Allora, rimettiamo i suoni dove stavano, il suono stava qui, l'altoparlante stava qui. Per quanto riguarda il diretto, abbiamo detto che il diretto è questo, su questo altoparlante, no? Di niente. Il diretto è questo. Adesso il punto è dove si trova questo suono come riflesso, quando è riflesso. Allora, il Vicino. suono è. Vicino. Il suono riflesso si trova qui e poi si trova qui. Ok? Che poi non è neanche troppo, non è neanche troppo importante, basta fare la distanza della parete per due. Se lo calcola lui, no? Sì, è che è sostanzialmente quello. No, il problema è che dipende da dove, da quale parete stai facendo. Cioè, se il suono sta qua, sì, tu devi fare la differenza tra la parete, no? E la X della parete, per esempio, è la X del suono. Cioè devi fare questa. Ok? E poi la moltiplichi per 2.
problema è che questo, se si trova di qua, per esempio, insomma, devi fare un po' di... No, in realtà qua questo è sbagliato qui. Perché questo dovrebbe avere coordinate sono così. Fai conto che siano le stesse distanze. Così via. E naturalmente stessa cosa, però appunto fai il doppio di questo e poi dopo ti ritrovi la y, qua ti ritrovi la x e la y uguale, eccetera, eccetera. Sì, ti conviene posizionare il suono riflesso cioè ti conviene fare tutto con le posizioni e poi lui calcola tutti i ritardi capito? Come le richiamo dalla table, questo Table read, cioè table R, non so, guarda, leggiti le cose però. Devo leggerle io per te? C'è un modo per scrivere le tavole, un modo per leggerle, ovviamente. Capì? No, questa è la tavola. Vabbè, questo accede per valore. Ci scrivo il value by direction. Ah, se metti, ma guarda sotto, guarda see also. Beh, c'è l'esempio, c'è tutto, vai sotto, sotto, sotto. See also, cosa c'è? Table i, table 3. Vabbè, questi sono tutti interpolanti. Non ti importa di scriverli. Ok, sì, tu gli dai l'indice, il numero della tavola e lui ti dice e lui ti restituisce il numero. Il numero lo prendo e lo vado a mettere sulla distanza. Queste sono, allora, tu dovresti mettere qui dentro nella tavola soltanto i parametri della stanza, cioè dove, come le dimensioni della stanza e il posizionamento degli altoparlanti. Io sono pure le tavole diverse. Ok? Certo, puoi fare come ti pare, insomma, quello che ti è più semplice.
Adesso non mi ricordo qual è la gen che ci vuole, cioè tipo la 2, la 3. Quella no, quella la vita. No, il mio dubbio era che se usavo il table, gli davo, dicevo il numero da prendere, se prendevo pure proprio quel numero, poi bastava prendere. Cioè, capisce quale indice deve. Come lo capisce? Allora, ci sono due possibilità. Tu puoi usare un singolo strumento, voglio dire, fermo restando che quelli sono comunque tutti strumenti uguali che lui allocherà comunque separatamente per ogni suono. Allora, tu ti devi ricordare su quale canale sta ciascun suono. Ma che te importa a te? Cioè, hai capito? A seconda dei suoni usi strumenti diversi. Va bene? Sì. Possiamo spegnere qua.